sono persone che ritengono che il protagonismo va vissuto anche fuori della famiglia, della vita sociale, con il volontariato, con tutto quello che può far bene alla comunità, anche e soprattutto nella trasmissione di certi valori che sono, vedete, il tessuto collettivo della nostra storia, sia umana che cristiana. Perciò io non posso che dirvi grazie e continuare, perché tutti quelli che si impegnano per i misteri possano ritrovare le motivazioni profonde di questo e scaricarsi di dosso tutto quello che poi nel tempo forse si è, come dire, si è messo sulle nostre spalle, sulle nostre tradizioni in modo negativo, perché non c'è una realtà che non abbia anche qualcosa da rivedere e da aggiustare. Ma io sono sicuro che c'è tanta buona volontà e questa esperienza tua non potrà che incoraggiare anche nel cammino di verifica, perché dopo 50 anni qualcuno non vuole più ripetere gli errori, o no? Mi pare. Auguri. Grazie eccellenza. Io prima di iniziare poi le premiazioni vorrei salutare Maria Rosa Orlando, che è stata gentilissima ad essere qua con noi stasera, ma aveva già un precedente impegno, e quindi grazie, perché lei non è trapanese, è palermitana. In realtà qualcuno nel mondo dei misteri non glielo perdona, però lei ama questa premiazione sicuramente, se non più, come i veri trapanesi doc. E quindi un merito in più, Maria Rosa. Grazie, intanto grazie a tutti quanti per la vostra presenza, vi saluto e buon proseguimento. Bene, grazie, allora ringraziamo Maria Rosa, e facciamo anche noi uno shout alla ragazza. Bene, io direi che iniziamo con le premiazioni proprio con Enrico Polari, che è l'autore di questo filmato che abbiamo appena visto e che vorrei accogliere con un applauso. Dove è il mio? Aspettiamo che dico, possiamo leggere la motivazione, se sai il microfono. Sì. Dai, poi io lo leggo. Come vuoi, no? Non lo leggi anche perché ho senso chiaro, ho qualche difficoltà. E allora, ciao Enrico Pollari, con infinita gratitudine. Enrico, hai colto l'obiettivo. Bene, questo è il mio pensiero del lavoro che hai fatto, ma è un lavoro veramente è stato apprezzato tantissimo dal pubblico. Grazie, consegniamo la targa. La consegna però in realtà è, ecco, me l'è stato segnato Beppe Calamia. Dov'è? Dov'è Beppe Calamia? Beppe Calamia, Calamia. Ah, è Calamia, non Calamia, ho memorizzato Calamia, scusami. La facciamo consegnare a Beppe Calamia, ecco. Bene, adesso un'altra targa ricordo di questa serata, al maestro planificatore Nicolò La Sala, che vorrei arrivasse qui, prepariamo la targa, consegna in alto uniforme un altro gran maestro planificatore che è Beppe Martinez. Posa fotografica come di consueto, abbraccio e bacio. Grazie per essere stati con noi. Dino Marone. E allora, adesso vediamo perché qua c'è qualche problema. Il circolo didattico di Trapani, primo circolo didattico, e vorrei che venisse qua anche per consegnarlo il Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Beppe Bianco, che vedo seduto qua in prima fila assieme al sindaco. Ecco, per arrivarlo la maestra Pace a nome dell'istituto.
di Piero Galuppo. Dov'è Piero Galuppo? Eccolo, Piero mi sta arrivando. L'onorevole Ninotto, che avevo visto, eccolo qua. Agnoniato, che si vuol dire, caro onorevole. Grazie anche per questo, per la splendida dopo che abbiamo avuto modo di ammirare quest'anno anche in televisione. Grazie, e continuiamo ancora con le premiazioni. Adesso Associazione Musicale Banda Città di Erice. Ecco, c'è il maestro e il presidente, ma chiamiamo per consigliare la banda il sindaco di Monte Gemino Spezia. Allora, mi pare di capire che è una targa che puoi leggere, ecco, al momento della consegna, facciamo leggere, dove il microfono è sparito, vabbè, dove il mio? Agli amici del centro dei Fornai, con stima e gratitudine per la disponibilità e cordialità manifestata durante la processione dei misteri. Grazie ragazzi, anche a voi. Adesso vorrei che mi raggiungesse qui un attimo Nino Barone. Ormai Nino è ufficialmente il poeta dei misteri, diciamo. E allora, so che tu ci dicerai qualcosa. Non voglio annunciare, non voglio dire. Fattici del microfono. Ce l'hai già? Prova? Sì, si sente. Qualche anno fa i fratelli D'Aveo mi invitarono a scrivere una poesia dedicata a un altro personaggio dei misteri, Salvatore De Gara, per tutti un sottoribio scomparso di recente. La poesia veniva, diciamo, ricordava il giorno della sua nomina a console onorario. Ecco, dopo il momento emozionante che ha visto il protagonista l'antico, per me un po' angosciante, ma farò del mio meglio. Vi invito al silenzio. Grazie. Ah, quanto passi, in tarulli me peri, da vincio danza d'ora, processione. Io c'hai un congiato urgente, tinti e buoni, ma tutti pazzi di misteri. Ormai è passato il tempo, ma st'amore lo sento dentro, lo sento, ma appartiene e ardi come un fuoco, voglio bene ogni momento, da sti cognitori, ogni risciuta fatta qua speranza. Di cogliere unita e fare fiore. Passavo tempo e a via dai giorni scura, passavo, pistando a mai chance. Ora che sono passati 50 anni, di luna che faceva un battesciata, ogni momento è vivo, è stato nata. Mi fa sentire certamente un grande, ma grande fu l'amore, la passione e la maestranza e piste vinte vane. Qui le mie amici, consoli e massari per tutta questa tradizione. La cosa che io spero, sto momento, non è la vita tutta sta gran gloria,
ma mettere una firma dalla storia, una firma sua, come testamento. Poi sogno e resto sempre un sudorino. De cari, da una poco cantonere, a viaggi amici, lascio sto mistero. Lo tempo è già fu, lo vuoi sapere.